preannunciata a partire dalla notte, la neve è arrivata invece a metà mattina, soprattutto in Ossola, in Biancata le Vette, ma anche il fondovalle, nel Verbano e Cusio, i fiocchi bianchi si sono depositati sulle alture. La neve ha portato con sé inevitabilmente qualche disagio a livello viario, gli spazzaneve hanno operato ininterrottamente dalla mattinata, sia lungo le arterie montane che nel fondovalle. Inutile sottolineare che questa volta monitorata speciale era la città di Domodossola dopo le polemiche dell'ultima nevicata. Per scongiurare quanto successo a metà mese, il comune ha già fatto scattare all'alba il piano neve. Preposti una serie di controlli sul territorio, dalle 4 di questa mattina personale comunale ha monitorato la situazione. Il piano neve è entrato in funzione a metà mattinata, i mezzi spazzaneve hanno operato con costanza, tecnici del comune ma anche polizia municipale hanno verificato il corretto funzionamento della macchina organizzativa per le vie cittadine. Si sono visti oggi anche il sindaco Pizzi, l'assessore Falciola. Qualche polemica si è comunque registrata, soprattutto nelle vie periferiche della città, dove la macchina comunale è entrata in funzione più tardi. Nel complesso il piano neve questa volta è riuscito a fronteggiare le situazioni di emergenza create dalla neve in città. Anche la situazione viale in superstrada, drammatica lo scorso 11 dicembre, oggi è parsa migliore, i mezzi sono entrati in funzione celermente, qualche problema si è verificato in entrata e uscita lungo le rampe di accesso per qualche mezzo che si è intraversato.